Per noi il bambino della Madonna di Crespignano ha un valore simbolico, torna finalmente a casa, torna nella sua originaria collocazione, in braccio alla Madonna, quindi davvero è un momento bello e toccante per tutta la comunità. Torna così tra le braccia della Madonna il bambino Gesù rubato oltre 30 anni fa, il 2 settembre 1989. Oggi è stato restituito e riconsegnato nella chiesa di San Francesco a Lucignano. È un'opera d'arte come tanti che sono spariti, che se ritrovassero sarebbero un'opera molto, perché Lucignano è pieno di opere d'arte. Non siamo più padroni di chiese aperte se non c'è un custode, perché sennò sparisce tutto. A ritrovarlo abbandonato davanti ad un santuario in Liguria i militari del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Genova, fondamentale la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, la più grande al mondo di opere d'arte rubate. Grazie all'intuizione del rettore di quel santuario, che ha nell'immediatezza intuito che potesse essere un'opera importante, ha attivato subito il comando Carabinieri tutela patrimonio culturale e da lì nascono le nostre indagini, che quindi scremando tutti i casi appunto censiti sulla banca dati ci hanno messo alla fine in possibilità di immecciare che era la scultura che era rubata qui a Lucignano. L'opera, una statua lignea della Madonna di Crespignano, risale al XIV secolo ed è attribuita a Mariano D'Agnelo Romanelli. Il valore emotivo e storico dell'opera è sicuramente inestimabile. Se vogliamo parlare di quanto, se fosse stata commercializzata, magari così, possiamo stare sui 40-50 mila euro, ma un valore molto indicativo.